io penso che i giornalisti italiani abbiano una crisi di credibilità che supera forse quella dei politici. Una ricerca dell'Università dell'Insufria dice che gli italiani considerano più affidabile il loro parrucchiere che i giornalisti. Insomma, il battesimo vero poi ce l'hai avuto con Montanelli. Qual è l'eredità che ti ha lasciato? Mi ha lasciato due eredità umane. La prima è l'assoluta libertà e cercare di non aver paura di pensarla in maniera diversa dagli altri, controcorrente. E l'altra cosa me l'ha lasciata nella mia esperienza di direttore al sito che dirigo, il mensile: proteggere sempre i tuoi, sempre e comunque. Nell'ultimo anno abbiamo visto molti ammorbidire il giudizio, no, su Berlusconi. Io non c'ho niente contro Berlusconi, anzi a me Berlusconi sta estremamente simpatico e devo dire anche che è un grande imprenditore, perché io non so come abbia fatto i soldi, non c'è nessuna prova che abbia riciclato i soldi di Cosa Nostra, so solo che se però a me Totorina dava 100 miliardi di lire, io dopo un anno li avrei persi tutti o quasi. Lui con i capitali di origine misteriosa li ha certamente moltiplicati. Quando stava perdendo e stava per saltare, la genialità di scendere in politica ha fatto sì. E quindi tanto di cappello, però il mio dovere di giornalista è un altro, è raccontare quello che vedo, e io quello che vedevo lo dovevo raccontare, dovevo fottermene se quello si chiamava Berlusconi, si chiamava Giovanni o roba del genere. Questo era il mio unico scopo. Poi gli italiani votassero chi vogliono. Il nostro compito non è influire, il nostro compito è dire la verità e essere imparziali. È vero però che un vecchio liberale, Luigi Einaudi, diceva che alla base di ogni democrazia c'è un principio: conoscere per deliberare. E quindi noi cooperiamo alla crescita della società se facciamo conoscere in maniera completa, al meglio delle nostre possibilità, quello che accade. Per quanto riguarda invece le intercettazioni, c'è stato o non c'è stato un abuso sui giornali? Allora, io ho fatto fare un'inchiesta per capire quante violazioni della privacy sono accadute nella storia del giornalismo italiano negli ultimi 25 anni. Mi ricordo che eravamo, credo, 14 casi in 20 anni. Poi a un certo punto si interviene con le intercettazioni dei furbetti del quartierino e si stabilisce una norma nuova per cui interviene il garante della privacy. Ti pare che si possa pensare di fare una legge per regolare un fenomeno che di fatto è inesistente? Quando parlano di violazione della privacy, non vogliono che si venga a conoscere le loro violazioni dell'etica e del codice penale. Sono le classi dirigenti di questo paese che hanno un rapporto difficoltoso non solo col codice penale, ma con l'etica e con la morale, e non intendo in fattore di sesso. Ma nelle ultime intercettazioni che abbiamo visto c'era qualche violazione della privacy? C'era solo la cosa sconvolgente di un imputato che discuteva con altri magistrati di quale doveva essere il giudice, il magistrato che doveva sostenere l'accusa nel processo contro di lui. È una crisi di credibilità, autorevolezza che ha investito un po' tutti. Noi, giornalisti. Ha investito i magistrati, ma anche noi giornalisti. Questo è il suicidio, di non riuscire a capire quanto sia importante anche, non nel nostro intimo sapere di essere indipendenti, ma anche apparire tali agli occhi di chi ci compra. E per questo dico che siamo come i Lemming di Walt Disney. Sapete quei roditori che nei cartoni animati di Walt Disney si gettano tutti dalla rupe? Uno dietro l'altro, i giornalisti italiani si stanno buttando da questa rupe. E cioè, verrà un giorno in cui non lo dirà davvero nemmeno più alla sua mamma che fa il giornalista, e sarà meglio così.